Ci troviamo a Taranto, in via Ammiraglio di Pacorè, nei pressi dell'Arsenale, per intenderci. Beh, spesso noi vi facciamo vedere le cose brutte di questa città, ma vogliamo mostrarvi anche gli aspetti positivi, quelle opere che sono veramente frutto della creatività di alcuni artisti. È il caso appunto di due murales che sono stati realizzati ovviamente su commissione dell'AMAT, in un parcheggio appunto gestito dall'AMAT, e due murales che sono stati realizzati, perché meritano di essere menzionati, da Michele Calabretti, detto Michele Rasta, di 35 anni, e da Michele Marraffa, detto Nocci, di 30 anni. Due murales. Uno rappresenta lo scontro, tra virgolette, con la grande industria, precisamente un polpo che avviluppa le ciminiere dell'Ilva, un significato davvero profondo, questa tensione che c'è con la grande industria e la vittoria, consentitemelo, del bene, della vita sul male, sul male che, diciamocelo, è l'Ilva a Taranto. E poi l'altro murales bellissimo rappresenta un bambino vicino ad un autobus elettrico. Ecco l'idea, il concetto di mobilità ecocompatibile, il rispetto appunto dell'ambiente anche attraverso l'uso dei mezzi pubblici, e i mezzi e gli autobus elettrici rappresentano davvero la ecocompatibilità in assoluto.